Ma ciao amici genitori, come state? Spero benissimo. Io sono Francesco e oggi vi presento un prodotto dedicato proprio per voi genitori. Quanti di voi durante un lungo viaggio hanno necessità di poter andare a visionare quello che sta facendo il vostro pargoletto o i vostri pargoletti all'interno della vettura? Questo display nasce proprio per questa funzione, in quanto ha tre telecamere orientabili e posizionabili. Diciamo che le due orientabili sono integrate nel display, quindi abbiamo la possibilità di poter sia registrare il filmato fronte strada come una semplice dashcam, ossia all'interno dell'abitacolo. La terza telecamera può essere posizionata dove volete, quindi anche nei sedili posteriori. Potete vedere all'interno di questo display quello che sta facendo, se dorme, se gioca, se è seduto correttamente nel seggiolino, cosa molto importante. Ovviamente ha le stesse caratteristiche degli altri. Ha la possibilità di essere collegato in modalità wireless ai sistemi operativi Android Auto ed Apple CarPlay. Ha la possibilità di poter trasferire l'audio all'interno della vettura tramite frequenza FM, cavetto, AUX o Bluetooth. Ha tutte le caratteristiche in regola per essere un ottimo display. Vi ricordo poi che nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le caratteristiche complete del prodotto e per chi vorrà acquistarlo. Andiamo a. Attacco a ventosa classico, con la ventosa appiccicogna per poter essere installato sia sul parabrezza che sul cruscotto. Classico attacco con le quattro lamelle. Potevano fare di meglio. Altro attacco da cruscotto con biadesivo e la possibilità di andare a regolare lo stesso. Terza telecamera che può essere posizionata dove volete. Cavetto per collegare la terza telecamera. In più, se andiamo a collegare questo cavetto rosso al positivo della retromarcia della nostra autovettura, possiamo utilizzarla anche come una retrocamera. Cavetto AUX, adattatore, presa accendisigari. Non ha nessuna uscita USB per andare a ricaricare un eventuale dispositivo mobile. Due fascette in velcro, un libretto di istruzioni semplice da consultare in italiano, display da 10,2 pollici con risoluzione HD. Posteriormente sono presenti due telecamere orientabili. Attacco con le quattro lamelle, ingresso jack, micro SD, ingresso cam posteriore, USB tipo C per alimentare il display. Altoparlante integrato. La fessura per andare a resettare il dispositivo con uno spillo. Questo è quanto. Guidami al lavoro. Navigazione verso il lavoro. Svolta a destra e prendi via dell'Armellino. Uno, due, tre, prova microfono di questo nuovo display della Sunway. Uno, due, tre, prova microfono, prova microfono. Eccoci qua. Mi raccomando, non prendete sempre dal sottoscritto perché la posizione del display non è sicuramente la più idonea. Io lo posiziono in quella maniera solo per questioni di video, per effettuare la recensione. Cercate un posto dove dia meno fastidio alla guida. Questa è la schermata principale. Da qui possiamo aumentare e diminuire il volume. Da qui possiamo aumentare e diminuire la luminosità del display. Da qui possiamo spegnere il display. Se siamo solo connessi al Bluetooth, possiamo sfruttare il telefonino per ascoltare le nostre playlist direttamente nel dispositivo.
l'unica cosa che ho notato è che il volume così è al massimo e si sente molto ma molto piano, anche se il volume del telefono è al massimo, ragazzi. Questa è l'uscita audio, dove possiamo andare a scegliere come connettere il dispositivo all'autoradio della nostra autovettura. Questo è lo speaker integrato. Qui possiamo scegliere la modalità FM 87.5. Andiamo ad impostare il nostro autoradio della autovettura ad 87.5 e andiamo a sincronizzare i due dispositivi. Così, quando utilizziamo ora l'audio, si sente all'interno delle casse della nostra autovettura. Da qui possiamo utilizzare il cavetto AUX. E da qui possiamo sfruttare il Bluetooth. Queste sono le telecamere. Così è la telecamera anteriore e la telecamera posteriore, quindi quella che va a riprendere la strada e quella dietro i sedili, per capirci la terza telecamera. Da qui si può cambiare la visualizzazione delle telecamere, tornare alla home, andare ad Android Auto o ad Apple CarPlay, scattare una foto e bloccare un video. Queste sono le due telecamere frontali, quindi una rivolta verso la strada e una rivolta verso l'interno. Poi abbiamo la possibilità di avere tutte e tre le telecamere disponibili nel display. Solo frontale a schermo intero, solo posteriore a schermo intero. Ragazzi, vi ricordo che le tre telecamere non sono stabilizzate, quindi quando prendiamo delle buche vibrano e quindi il video risulta non proprio lineare. Questo ve lo devo dire, perché altrimenti poi se andate a fissare questo dispositivo sul supporto a ventosa e quando vedete i video ballano tutti, quindi ve lo devo dire. Da questo menu possiamo andare a rivedere tutti i filmati registrati dalle tre telecamere, che sono messi in ordine di data: normale, foto, emergenza e parcheggio, e quindi l'interna, l'esterna e quella anteriore. Per vedere il video e sentire l'audio basta cliccare su play. 9 km. Tieni la destra in via delle Pinete. Possiamo mettere in pausa, eliminare il video o bloccarlo per non farlo sovrascrivere dagli altri in loop. E da qui si torna indietro. Ragazzi, vediamo brevemente anche come collegare e sfruttare il Mirror Link di Apple. Quindi bisogna cliccare su questa icona, poi andare, vedete qui c'è scritto a collegare il wifi al nostro smartphone, duplicare lo schermo e andiamo a collegare a Zee AirPlay. Ecco qua, vedete, possiamo vedere un po' tutto, ragazzi. Alla tua auto su noicompriamoauto.it puoi scoprirlo online in modo Direi che questa opzione la boccerei. Assolutamente. Ma non mi piace assolutamente. Assolutamente no. Vi lascio il datore, perché io sinceramente così mi rifiuto di andare a collegare questo modulo 4G alla scatola così. Dashcam principale. A schermo intero non ce la fa a riprodurre l'audio. C'è il sensore G per poter. Qui possiamo andare anche a scaricare un'applicazione. Andiamo a catturare il QR code con lo scanner e apriamo nel browser. È Look Pro. Andiamo ad installare. Apriamo. Consentiamo. Consenti tutto. Mentre usi l'applicazione, in teoria dovremmo andare a vedere le telecamere. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 ed 8.
Ok. Eccoci qua. Praticamente con l'applicazione possiamo andare a vedere le telecamere del dispositivo. Stoppiamo. E qui praticamente è una sorta di dashcam. Allora possiamo andare a vedere anche i filmati. Svolta a sinistra in via dei Gigli. Questa è la dashcam anteriore, ragazzi, eh? Svolta a sinistra. Questa è appena ho posizionato la dashcam, vedete? Eccola qui, questi sono i sedili posteriori. E poi abbiamo praticamente l'altra dashcam interna, dentro l'abitacolo. Eccola qua. Queste sono le impostazioni del dispositivo. Posizione di proiezione, quindi destra, sinistra o a schermo intero. Questa è la risoluzione, possiamo registrare fino a 2,5K. 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, quindi la durata del video che deve andare a salvare. Poi abbiamo la sensibilità, medio, alto, bassa del sensore G, car USD, schermo inattivo, possiamo mettere 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti o sempre acceso. Come vi dicevo all'inizio, qui ci sono le linee guida per poter andare a sfruttare la terza telecamera come una retrocamera di parcheggio. Impostazioni del canale. Qui abbiamo la regolazione delle tre telecamere, inversione della visuale o visuale a specchio. Ritardo del canale. Questa è l'impostazione dell'ora. La data e il giorno, formato della data, quindi anno, mese, giorno. Qui si va a formattare la SD fornita da 64 GB. Quindi all'interno di questo display trovate già una SD da 64 GB necessaria per andare a registrare i filmati delle tre telecamere. Da qui si va a ripristinare i dati di sistema e da qui ci sono le informazioni del software. Una volta che abbiamo attivato il Wi-Fi e collegati con il Bluetooth al nostro smartphone, possiamo andare ad attivare Android Auto da questo menu interconnesso. Chiama Lucilla. Certo, chiamo Lucilla. Tim, messaggio gratuito. Ehi, pronto? Mi senti? A dove stai? No, era per provare sto cacchio di... Stavo a provare il display per vedere come si sente. Come si sente? Male, bene. Malissimo? Ma stai con lo stereo della macchina o il telefono? Vabbè, niente allora. Telefonate in viva voce? Nine, non ci siamo. Possiamo anche mettere il navigatore a schermo intero. Così avremo il navigatore, solo il navigatore e la possibilità di andare a selezionare le tre telecamere. Ragazzi, la posizione della telecamera qui è ovviamente intercambiabile, possiamo sia metterla a destra, sia metterla a sinistra, sia a schermo intero che disattivarla per poter utilizzare il navigatore a schermo intero. Per andare a vedere le telecamere dobbiamo cliccare sull'icona e ci dà schermo intero, ovviamente. Quindi da qui possiamo poi andare a cambiare per visionare tutte e tre le telecamere. Devo dire, ragazzi, che comunque non è lento, eh? Non è lento, non ha lag, non è male come velocità, vedete? Almeno su questo siamo a posto. È da perfezionare qualcosetta, però devo dire che l'idea non è malvagia. E per uscire si va su Esci. Anche per andare a sfruttare Apple CarPlay dobbiamo prima andare a sincronizzare i tuoi dispositivi con il Bluetooth, quindi questo è il nome del display. Come
connesso. Andiamo su interconnessi, CarPlay. Confermiamo. Vedete che si va a collegare anche al Wi-Fi in automatico. Una volta che si è collegato, vedete, tramite Wi-Fi parte Apple CarPlay. Andiamo a vedere Google Maps, Waze. Insomma, devo dire, ragazzi, che come al solito Apple CarPlay è molto più veloce e fruito di Android Auto. Non c'è nulla da fare. Ecco, e qui abbiamo la stessa cosa, possiamo andare a scegliere le tre telecamere e da qui abbiamo sempre i classici menu audio, video e tornare alla home. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. La prima cosa che mi è piaciuta è il display, diagonale da 10.2 pollici con risoluzione 1024x600, quindi un HD che si vede molto ma molto bene in condizioni di luce favorevoli. Android Auto ed Apple CarPlay funzionano perfettamente, quindi non ho notato disconnessioni accidentali o quant'altro. Mantiene la connessione, l'audio del display è abbastanza alto da poter comunque ascoltare i comandi del navigatore ed altro, non è invece abbastanza alto se andiamo a collegare i dispositivi tramite il solo Bluetooth per ascoltare la musica all'interno del display. In quel caso si sente molto basso, quindi c'è questa discrepanza tra le due connessioni. Buona l'idea delle tre telecamere integrate con il display per avere la possibilità di andare a visionare ogni angolo della nostra autovettura. Altra cosa a mio avviso interessante è l'applicazione che si può scaricare dal QR code. E fino a qui tutto bene, quindi abbiamo visto le cose che oggettivamente sono funzionanti su questo display. Quando vi dico una cosa, ragazzi, è perché l'ho provata, non perché voglio solo pubblicizzare il prodotto. Poi ormai mi conoscete, io non ho peli sulla lingua, posso anche dimenticare qualcosa, ragazzi, ormai ripeto, c'ho un'età, quindi sicuramente qualcosa mi dimentico, ma mi vado a scrivere un po' tutto proprio per questo. E le cose che si devono necessariamente sistemare su questo display sono: uno, la telefonata in viva voce quando siamo collegati ai due sistemi operativi, Apple CarPlay e Android Auto. Se dovesse arrivare o dovessimo effettuare una telefonata è un disastro. 2, Mirror Link in modalità wireless. Avete visto che a schermo intero, se dobbiamo andare a riprodurre un video di YouTube, l'audio arriva a pezzi. Raga, non ci prendiamo in giro, su, cerchiamo di sistemare anche questa cosina. Ed in ultimo, come già detto, la terza telecamera, perché ai lati si vede sfocato, altera un po' i colori, insomma, cerchiamo di mettere una telecamera di qualità migliore. E che cazzo! Detto ciò, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda questo nuovo prodotto della Sunway. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, è sempre cosa super gradita. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questo display, suggerimenti, migliorie, tutto quello che può tornare utile alla nostra grande community. Noi ci si vede in uno dei prossimi video. Un bacione Francesco, ciao!